In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Lo 42 su Stato Articolo. non nasce nel Mediterraneo, i primi stati nascono in Mesopotamia, nascono quando a un certo punto una struttura che gli archeologi chiamano il palazzo assume in sé tutta una serie di funzioni. La prima una funzione economica, cioè il palazzo è il punto di convergenza di tutta la produzione di una determinata area. E da questa struttura la produzione viene ridistribuita a coloro che lavorano per conto di quella struttura. Voi capite benissimo che chi controlla l'economia di un territorio inevitabilmente esercita un controllo anche politico su questo territorio. Quindi alla funzione economica del palazzo è associata la funzione politica. Bisogna poi controllare i movimenti che sono legati alla circolazione dei beni. Nell'economia precedente, l'economia prepalaziale, la memoria era sufficiente per rendere conto delle varie operazioni di consegna e di distribuzione dei beni legate a strutture che erano piccole, ma quando queste strutture diventano più imponenti, occorre inventare un sistema di controllo che non è altro che la scrittura che nasce sempre in Mesopotamia, in Egitto, nell'Egeo e altrove, in Cina anche, per dare al potere delle informazioni puntuali su quella che è in definitiva la gestione del territorio. E questo sempre Meraviglioso, ma lui. insomma, veramente La scrittura è stata un meraviglioso. potere di E controllo fino a quando le masse non la conoscevano, no? Come quindi strumento, la no? missione Cassini poi ha avuto una storia lunghissima, ventennale. È stato spento il satellite l'anno scorso, se non sbaglio, ma è stato lanciato 15 anni fa, 20 anni, quasi 20 anni fa, e con una, posso dire, una preparazione ed una storia di progettazione di un altro decennio. E questa è un'altra caratteristica del mio lavoro, cioè un lavoro che la deve, diciamo, pensare l'esplorazione come qualcosa di cui magari vedranno gli esiti, i giovani che oggi stanno Il cominciando. Il radar di radar a osservazione è qualcosa studiare. che vede sempre di notte con le nuvole, con la pioggia, sotto le nuvole dei vulcani, vede anche sottoterra, perché poi le altre missioni alle quali ho partecipato sono missioni di scoperta dell'acqua sotto la superficie di Marte, quindi è anche capace di attraversare la superficie terrestre. E questa visione, questa capacità di andare a vedere e a scoprire in qualche modo anche il passato, no? Perché guardando sottoterra abbiamo capito che su Marte c'era l'acqua liquida prima. È un confine fa attraversare il confine tra la scienza, la tecnologia e un po' anche la storia che ci raccontava il nostro professore prima. E ci vedo tante analogie in questi due lavori. Maria Antonietta è stata brava a metterci Certo. insieme. No, ma se posso dire una cosa, quello che Prego. dice la professoressa è fondamentale perché grazie alla tecnologia, a questa capacità di vedere quello che c'è sottoterra, l'archeologo oggi può evitare di fare errori clamorosi. Dovete tenere in mente una cosa: un'operazione di scavo è sempre un'operazione distruttiva. Andiamo a Fantastico, rimuovere. bellissimo, bellissimo anche il fatto che dall'industria bellica uno strumento, no, acquisisce un valore poi per la società, che poi in realtà è spesso così, ma insomma sarebbe bello che non ci passasse più attraverso l'industria bellica, no? Ma insomma, ormai è così, eh? Ormai
Per fortuna, questi strumenti pensate, sono diventati nell'ottavo millennio avanti Cristo, prima della via della seta, vi era una via della giada che collegava l'estremo oriente con l'occidente. Dopo, quando sono nate in occidente le civiltà del Mediterraneo, in particolare a Cipro, ma lo stagno non ce l'abbiamo. E lo stagno, i popoli del Mediterraneo se lo sono procurati in Afghanistan, insieme a un prodotto di lusso che è il lapislazzuli. Quindi durante millenni e millenni. Infatti diversi antropologi dicevano che le migrazioni, gli scambi culturali sono quelli che hanno permesso all'umanità di sopravvivere, no? Quindi anche di evolversi. E quindi questa chiusura dei confini delle nazioni, insomma, è un po' fuori luogo, appare sempre più fuori luogo con voi scienziati, è bellissimo, insomma, l'umanità è una sola. E questa è una bellissima storia, questa è una bella storia italiana, devo dire. E qui un'altra volta una visione, perché nei primi anni 90, quando poi tra l'altro io ho cominciato a lavorare, l'osservazione della Terra era sostanzialmente appannaggio degli Stati Uniti, avevano i loro satelliti Landsat ottici, che quindi hanno bisogno del sole per vedere e non hanno diciamo possibilità di guardare attraverso le nuvole. E invece in Italia, un po' grazie in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.